Esiste in questo mondo il destino? Davvero molte persone si ritrovano perché l'universo li voleva insieme? Sono semplicemente casualità e coincidenze senza senso? La storia di oggi vi lascerà davvero sorpresi e forse vi aiuterà a rispondere a questa domanda. Ciao a tutti dal vostro raccontastorie di quartiere in questa nuova vicenda dal mondo piena di sorprese. Come sempre, se siete seduti o sdraiati o una mezza via, quindi seduraiati e partiamo. Katie Page è una donna come le altre, voleva una vita felice, un lavoro, una famiglia e qualcuno che la amasse per il suo carattere nonostante i suoi difetti. Lei questo se lo ripeteva ogni giorno. Tra le cose che più desiderava in assoluto era aiutare i più bisognosi. Dopo il college aveva trovato un uomo disposto a sposarla e farla sentire amata. I due sono rimasti insieme per molti anni, erano riusciti anche ad avere un bellissimo bambino. Tutto sembrava perfetto, ma quindi cosa c'era che non andava? Beh, piano piano il marito sembrava scocciarsi sempre di più della donna. Odiava specialmente il suo lato generoso. Per lui, lei era fin troppo vogliosa di donare e aiutare. A volte Katie stava fuori non soltanto per lavoro, ma anche per fare un po' di beneficenza in più nelle mense dei senza tetto. I soldi non mancavano a nessuno dei due, quindi potevano benissimo aiutare. Vive in Colorado e ce ne sono tanti di senza tetto che hanno bisogno di cibo al giorno d'oggi, quindi lentamente la relazione si era frantumata, lasciandola con il cuore spezzato. Si chiedeva se avrebbe mai più ritrovato una persona da amare con cui condividere i suoi sogni e le sue speranze, se qualcuno avrebbe accettato lei e suo figlio. Il marito non è uno sconsiderato e oggi si dividono l'affidamento del bambino, ma la casa di Katie è veramente enorme. E adesso vivevano lì in due. Una volta al mese venivano i suoi genitori a dormire con lei per farle compagnia. Per tutto il resto si occupava quasi di ogni cosa da sola, dalla pulizia all'accudimento. Lavorava molto e si teneva occupata, si chiedeva quindi cosa le mancasse. Un giorno un prete era passato a casa sua per darle un volantino. Doveva esserci a breve un incontro per parlare di orfani, un argomento che premeva tanto la comunità. In Colorado ci sono moltissimi bambini senza fissa dimora. Alcuni vanno da una casa famiglia all'altra, altri vivono semplicemente per strada, in vicoli molto pericolosi. Questo Katie lo sapeva, all'inizio non era molto interessata, aveva già il suo da fare. Ma sedendosi sul divano una sera dopo lavoro si era chiesta cosa potrebbe succedere se ci vado. Per questo motivo il weekend si era preparata per sentire i discorsi di questo prete. Erano presenti molte persone, si parlava di come il problema dei senza tetto fosse ancora vivo, come tanti bambini vengano sfruttati per le strade per racimolare soldi, e degli orfanotrofi sempre più pieni, argomenti delicati che avevano colpito il cuore di Katie. Aveva appena conosciuto un mondo che nemmeno immaginava esistesse. Aveva sentito di famiglie che adottano e maltrattano i bambini, o che semplicemente non ce la fanno più ad occuparsene e li mollano alla prima occasione come fossero semplici animali. Davvero esistevano persone simili che non meritavano nemmeno di chiamarsi umani? Dopo quel giorno partecipò ad altri incontri per dare una mano. Un giorno una suora, notandola, le aveva chiesto: «Perché non ti iscrivi anche tu per adottare un bambino? So che ti senti un po' sola in quella grande casa». La domanda all'inizio le aveva dato fastidio, pensava volesse semplicemente sponsorizzare un orfanotrofio o costringerla ad adottare. Ma quella sera ci aveva riflettuto bene. La casa è molto grande e non ha mai avuto una grande passione per gli animali, specialmente a causa di varie allergie, quindi non poteva prenderne uno. Adottare un bambino e crescerlo per dare un fratellino o una sorellina a suo figlio non sembrava poi una brutta idea, e avrebbe fatto del bene sia a se stessa che ad altri. Si era quindi iscritta alla lista d'attesa. Passarono ben 3 mesi e all'improvviso ricevette una chiamata. Non soltanto avevano trovato qualcuno, ma era pure un neonato. Doveva prendere in fretta però una decisione. Il piccolo era nato da 7 giorni e i genitori non volevano tenerlo. Per di più, questi ultimi erano dei malintenzionati. Lo lasciarono in ospedale senza avviso. Fortunatamente non volevano avere niente a che fare con loro figlio, ma serviva qualcuno che se ne occupasse, altrimenti sarebbe andato in un orfanotrofio. La donna, dopo un attimo di dubbio, decise che sarebbe stato adottato da lei. Corse in ospedale affidando suo figlio ai nonni. Da lì la sua vita stava per cambiare davvero. Trovò il neonato appena arrivata in ospedale e lo prese in braccio. Le sembrava di essere tornata indietro di qualche anno. Le sembrava di nuovo di poter amare. Prima di poterlo però adottare c'erano molte procedure da seguire. Prima di tutto bisognava fare vari controlli. Servivano letteralmente anni per concludere tutto. Doveva avere pazienza e dimostrare di potercela fare. In fondo un bambino lo stava già crescendo egregiamente, quindi cosa poteva andare storto? In realtà di problemi ne aveva molti, non riusciva a gestirlo come si deve. Era come avere di nuovo per la prima volta un neonato. Doveva semplicemente riabituarsi a queste cose. Diciamo che doveva di nuovo allenarsi, ma era felicissima come non mai. Adesso suo figlio aveva un fratellino e non si sarebbe più sentito solo in quella grande casa. Ma la vita di Katie stava di nuovo per prendere una deviazione assurda. Un'altra chiamata l'aveva incuriosita. Stavolta non c'era fretta.
era di nuovo dallo stesso ospedale per una bambina. Le chiesero di adottarla. La suora che le aveva fatto la proposta di adottare un bambino la prima volta aveva di nuovo fatto il suo nome, dimenticandosi però che Katie l'aveva già fatto una volta. Quest'ultima infatti era un attimo riluttante. Grayson, il nuovo arrivato, le stava dando tanta gioia. Ma anche stavolta voleva rifletterci prima di dire di no. Qualcosa le diceva che sarebbe almeno dovuta andare in ospedale a sentire e vedere quella bambina. Non capiva bene, ma il suo intuito femminile le suggeriva di darsi una mossa. Arrivata stavolta trovò Anna. Le avevano già dato un nome. I genitori non erano presenti, ma aveva un braccialetto addosso che indicava il nome della madre biologica. Era lo stesso della madre di Grayson. Sarà una coincidenza? Si chiedeva se c'entrasse qualcosa. Aveva scelto così di prenderla con sé. Non poteva mollarla sulla culla. Se n'era innamorata a prima vista. E così avrebbe avuto finalmente una femminuccia. Dopo qualche giorno era riuscita a portarla a casa. La casa che un tempo era vuota, ora è piena di vita, piena di giovani speranze per lei. Il nome sul braccialetto però continuava a incuriosirla. Si fece molte domande e volle controllare. Decise così, dopo molto tempo, di procedere con un test del DNA. All'inizio non era intenzionata a farlo, era solo una curiosità. Ma forse avrebbe potuto aiutare un giorno i suoi due figli adottivi a ritrovare i genitori biologici, se mai avessero voluto. Magari avrebbe avuto anche le risposte che cercava. Dopo più di un anno finalmente stava per ufficializzare l'adozione. Il grande giorno era arrivato. Doveva semplicemente andare in tribunale e ricevere la conferma dal giudice. Erano tutti vestiti bene per brillare in aula. Stava crescendo i due bambini egregiamente. Ma prima di andare era arrivata la lettera con i risultati del test e dopo aver aperto la busta era rimasta scioccata. Anna e Grayson sono fratello e sorella. Quante possibilità c'erano? Quei due bambini, se non fosse stato per la sua intuizione, sarebbero stati divisi e forse non si sarebbero mai riconosciuti. Arrivata in aula e sentita la sentenza del giudice, pianse non soltanto perché era ora la loro mamma, anche sulla carta, ma anche perché aveva ricevuto uno dei segni del destino più incredibili della sua vita. La notizia si era diffusa praticamente ovunque, arrivando anche oltre oceano. Ora tantissime persone si congratulano con lei e per il suo meraviglioso gesto. A volte basta davvero poco per cambiare a tanti la vita. Ero una madre single in un'enorme casa con 4 letti. Ora invece sono tutti pieni e a volte c'è fin troppo rumore. Ma va bene così perché quei bambini mi stanno regalando gli anni più belli della mia vita. Con questo concludiamo. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel like e noi ci sentiamo alla prossima, gente. Stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.